Buon pomeriggio amici sportivi, siamo di nuovo collegati in diretta da Courmayeur in piazza Brocherelle sulla linea di arrivo della quarta edizione del Tour des Géants. Un traguardo che questa mattina è stato teatro di uno scontro all'ultimo respiro, veramente una sfida giocata sul filo dei minuti. I due protagonisti sono stati Iker Carrera, il vincitore di questa edizione, e l'altro spagnolo Oscar Pérez, il vincitore della scorsa edizione. Ebbene, Carrera ha demolito il record di Pérez fatto registrare lo scorso anno, chiudendo la gara in 70 ore, 4 minuti e 15 secondi. Al secondo posto un Oscar Pérez in grandissima rimonta, che però non è riuscito a completare questa grande impresa. Al terzo posto il gressonaro, il valdostano Franco Collet, giunto più attardato ai 10:22. Nel pomeriggio sono arrivati anche due francesi, quarto e quinto posto, Lionel Trivel e Patrick Boire. Riviviamo le emozioni di questa mattina nel servizio montato dal nostro regista Alessandro Stevanon. E sono applausi che partono, e sono ovazioni, ed è un viaggio che volge quasi al termine. Il Tour des Géants 2013 sta per proclamare quello che sarà il suo re, un re che batterà qualsiasi binato, un re che ha sfiorato il colpaccio delle 70 ore, ormai lo vediamo quasi verso il traguardo. L'applauso, il trionfo, il re del Tour des Géants, come ostacoli, Iker! Con la sua solita natura, con il suo sorriso, con l'applauso nostro e vostro per un grandissimo Oscar Pérez! Bienvenido! Vuol dire che Franco lì e lì, sull'ultima curva che lo porta verso il traguardo, si alza in volo il Dom che riprende l'imminente finale di Franco Collet per il team Tecnica. La fatica è immensa, lo sentiamo in lontananza, sono gioie, occhi lucidi, ed un mondo che l'accompagna al traguardo, l'emozione, la gioia, l'omaggio, l'applauso per un monumentale, stratosferico arrivo di Franco Collet, sei gennaio. E noi, anche noi, come voi siamo emozionati, al traguardo e terzo al Tour des Géants, team Tecnica, Franco Collet! Che ricordiamo, ultima salita! Ad Oscar Pérez non è riuscita quindi la grande rimonta, il forcing che già lo aveva premiato lo scorso anno, quando era riuscito proprio nella fase finale, nel settore finale, a superare Grégoire Millet e a vincere quindi la corsa. Il suo forcing è iniziato quest'anno forse troppo tardi, nella seconda parte del percorso. Nel punto di rilievo di Cuneï aveva, a meno di 100 km dall'arrivo, aveva qualcosa come 2 ore e 15 minuti di distacco. Ha chiuso con soli 25 minuti da Iker Carrera, quindi è arrivato proprio corto. Vediamo le immagini che sono state girate proprio a Cuneï, uno dei punti più suggestivi, più significativi di questa corsa, nella clip realizzata dai nostri operatori. Bravo! Bestean lo egiten gelditu da gustu. No, ha quedado separado allí a dormir. El tercero. Sí. Ahí. Bravo. Ahí. Bravo. Vai, vai. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Ciao. Stesso chilometro. Brodo e pane. Allora, qua se ti piace, non ti piace io. Questo qua è, sono frutti di bosco miei. Com'è? Dai.
Aspettami. Prima giù. Prima giù. Bene! Bravo, bravo! Te come stai? Allegro! Bravo Oscar, bravo! Grazie! Hai visto che alla fine? Sì! Piano piano! Magna, bravo! Bravo! Non ho recuperato, io porto il mio ritmo. Sono gli altri che si vanno afflojando. Hai 2 ore di vantaggio rispetto all'anno scorso, lo sai? Ok. Dormi? Basta? Dormi ora. Dove? Qua? No, alla... Oyas? Oyas. Ok. Perché luego hai una subida forte. Sì, Brison dritto, sia in salita che in discesa. Sì, ancora con forza. E quanto dormi? Media ora, quindi... 3/4. Una strategia molto diversa, quindi quella adottata dai 3 atleti che hanno chiuso sul podio, che li ha portati ad alternarsi durante soprattutto i primi settori della corsa in testa fino all'allungo decisivo da Cogne in poi di Iker Carrera, che lo ha portato poi a tagliare primo il traguardo questa mattina a Courmayeur. Ad analizzare queste 3 differenti strategie, le strategie di Iker Carrera, di Oscar Perez e di Franco Collet, ci ha pensato insieme a noi il campione, lo skyrunner Denis Bruneau, voce ufficiale di Top Italia Radio per questa edizione del Tour de Géant. Vediamo il servizio realizzato con lui questa mattina. Sì, diciamo che quest'anno sono molto contento di aver avuto questa possibilità data da Top Italia Radio, un'esperienza molto bella, ho potuto vivere dal vivo tutta la gara, ho continuamente seguito l'impresa sia di Iker che di Oscar e di Franco Collet, perché comunque viaggiavano sempre molto vicini. Posso dirti che c'è stata una bella differenza di impostazione di gara tra Iker e Perez. Iker una macchina dall'inizio alla fine, un calcolatore molto preciso, non sbagliava mai niente, sempre composto, concentrato. Secondo me ha seguito una tabella di marcia che si era programmato prima della gara. Al contrario, Oscar Perez, forse un po' meno professionista di Iker, se l'è presa un po' più con calma all'inizio, forse grazie anche all'esperienza della passata edizione, ha impostato una gara tutta in progressione e da Valtournanche ha cambiato passo, ha cambiato marcia. Mi ha stupito la sua grande lucidità, ancora Olomon rideva e scherzava, era contento che arrivava la notte, questo la dice lunga, e alla fine comunque è arrivato sulle code di Iker, quindi abbiamo avuto 2 gare impostate diversamente, ma alla fine il risultato è stato quasi lo stesso a livello cronometrico, quindi questa è dimostrazione che il Tor ha un avvenire ancora tutto da scoprire, è un mondo nuovo dove nessuno ancora lo conosce bene, forse questo è il bello del trail. E adesso stiamo qua, stiamo aspettando Franco Collet, che sappiamo tutti che è uno pazzo in discesa, quindi si divertirà e farà vedere che da Valdostano è ancora uno tosto. Oggi è stata una giornata particolarmente emozionante, non soltanto per i record fatti registrare questa mattina, ma anche per il ricordo che gli atleti giunti finora a Courmayeur, i 5 atleti che sono arrivati al traguardo, hanno voluto testimoniare nei confronti di Yuan Yang, l'atleta cinese che ha perso la vita, lo ricordiamo, domenica scorsa sotto al Col di Crosaty. Gli atleti che hanno voluto testimoniare attraverso le loro parole e anche attraverso le dediche che hanno lasciato sul manifesto dedicato proprio a Yuan Yang qui all'arrivo. Noi abbiamo raccolto ieri sera a Valtournanche una testimonianza molto particolare di una atleta che poi si è ritirata a Valgrisanche e che ora sta svolgendo il suo servizio di volontaria proprio alla base vita di Valtournanche. Vediamo il servizio che abbiamo raccolto ieri. Tutto è avvenuto intorno alle 10, io penso, alle 10 di sera, e c'era un tempo veramente, io sono di Cervinia, per cui siamo abituati anche al tempo brutto, siamo preparati, però c'era un delirio proprio, un delirio come temperatura, come vento, come insomma una vera bufera.
chiamiamola. E io sono passata che questo ragazzo era appena caduto, penso, e in cause accidentali comunque, perché eravamo tutti a rischio un po' ipotermia, in quanto veramente le temperature dopo 12 ore di pioggia erano tracollate. E comunque ho visto che c'era una lucina, perché vedevamo solo le frontali, vedevamo già una lucina che stava soccorrendo questo ragazzo. Io poi scendendo, chiaramente con tutte le dovute cautele, c'era altra gente proprio in scacco, un po' gelato, in ipotermia chiamiamolo, e ho incontrato le guide, poi le guide alpine valdoscane, che di gran lena salivano, perché lì non c'è nessuna strada poderale, non c'è nessun ricovero, nessuna alpeggio. Per cui, compatibilmente con il territorio e con l'orario che era e il tempo che era, questi ragazzi credo che abbiano fatto il possibile. E del Valdostano, Giuseppe Chiange. Le condizioni meteorologiche hanno condizionato in maniera importante e anche tragica la prima giornata di gara e saranno fondamentali anche per il proseguo di questa gara, che sta comunque continuando. Sono arrivati, appunto, come dicevamo, soltanto 5 atleti. Stiamo attendendo proprio in questi minuti l'arrivo di Marco Zanchi, sesto in classifica, che dovrebbe arrivare qui ai piedi del Monte Bianco intorno alle 18.30. E, dicevamo, le condizioni meteorologiche sono fondamentali da qui a sabato. Ricordiamo che la chiusura della gara avverrà entro le ore 16 di sabato, entro le 150 ore di gara. Vediamo con il collega Domenico Albiero in studio il nostro ospite Marco Xausa, che ci racconterà, ci spiegherà un po' come si evolveranno le condizioni meteo da qui ai prossimi giorni. A voi studio. Eccoci nello studio che abbiamo allestito su Piazza Brocerella Courmayeur. Con noi, come anticipato Massimiliano Riccio, c'è Marco Xausa dell'associazione Vidia Trailer. A Marco chiediamo qualche aggiornamento sulle previsioni meteo per le prossime ore. Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Ovviamente, come diceva Max prima, la meteo ovviamente è un compagno di viaggio molto importante e delicato per tutta la gara, a prescindere dal bel tempo, che ovviamente rende tutto più semplice, ma è chiaro che l'attenzione è sempre sulle condizioni meteo. Siamo partiti con una giornata ovviamente intricata di lunedì, che poi è sfociata, ahimè, su problematiche molto ma molto più tragiche e più serie. La meteo poi si è migliorata, diciamo che io vi posso dare un aggiornamento tra oggi e venerdì, quindi la serata di mercoledì, quindi di stasera, prevede un ribassamento delle temperature come già era avvenuto nella notte di martedì, cioè in questa notte che abbiamo appena trascorso, con, diciamo, l'aggiunta per questa notte di possibili precipitazioni di carattere nevoso superiori al di sopra dei 2700-2800 metri. Diciamo che, essendoci soprattutto sulla dorsale di arrivo verso Courmayeur e quindi sul confine con la Svizzera, perciò diciamo nella risalita verso il Colle Malatrà. La nottata quindi passerà così, tutto è allertato per affrontare questa nottata. L'organizzazione ha ribadito e ricordato a tutti i concorrenti all'uscita da ogni singola base vita di munirsi di un abbigliamento consono per affrontare una notte comunque con temperature che si vanno in ribassamento. Da domani, quindi la giornata di domani, è ancora prevede dell'instabilità, ma sicuramente migliore di questa notte. E dalla serata di giovedì ci saranno delle ampie schiarite fino a portare del bello praticamente fino a sabato, fino all'arrivo dell'ultimo concorrente, sempre con la caratteristica di un ribassamento delle temperature durante la notte. Grazie Marco. Ricordiamo che il meteo influisce pesantemente sull'andamento della gara. Ricordiamo che lo scorso anno il percorso era stato interrotto a Saint-Rémy-en-Bos. In questo momento gli atleti ritirati infatti sono 228, sono partiti 706, quelli attualmente in gara sono quindi 478. Per ora è tutto, la linea ritorna a Massimiliano Riccio, che è in Piazza Brocerelli.
Mentre siamo ancora in attesa qui da Piazza Brocciarella Courmayeur del sesto classificato, Marco Zanchi, bergamasco del team Tecnica, diamo uno sguardo alla classifica femminile. È sempre testa a testa tra la valdostana Francesca Canepa e la spagnola Nerea Martinez. Al rilevamento di Olomon erano divise soltanto da 50 minuti, sono attese proprio in questi istanti al punto di riferimento, al punto di rilievo di Saint-Rémy-en-Bos. Al terzo posto attualmente c'è ancora Emanuela Scillatonetti, al quarto troviamo Giuliana Rigoni e al quinto Federica Boifava. Ricordiamo che l'arrivo delle prime donne, in questo caso, in questo momento appunto, guida la classifica Francesca Canepa, è previsto questa notte tra l'una e le tre. Quindi questi contributi li rivedremo domani nella puntata delle ore 18. Per il momento è tutto, ci rivediamo domani. Buona serata.